Amici di Mondo Futsal, appassionati di calcio a 5, torna l'appuntamento con il futsal femminile del venerdì sera e con l'Atletico Anzio Lavinio che questa sera affronta il Real Atletico Roma tra le mura Poi domestiche. viene avanti con Brava. Negri, palla riconquistata di Lorenzo, se ne va verso Mastrofrancesco, ancora di Lorenzo il tocco, c'è una deviazione da parte di Carpino. Il pallone indietro con Coletta, tenta di caricare il tiro, poi ci ripensa Aiello dalla distanza in apprensione. Scenna lo scambio, va a soffiare il pallone Aiello, ma è da sola. Ci prova lo stesso, prova a incaricarsene. Mastrofrancesco, il tiro è solo il palo, gli dice di no. Aiello sulla corsia di sinistra, in mezzo c'è Di Lorenzo, la serve, poi il servizio, solo il palo gli dice di no. C'è Negri adesso sul pallone, se lo fa sfuggire, poi lo recupera, invece poi gli viene soffiato Aiello, il tiro, il vantaggio dell'Atletico Anzio Lavinio. Ci pensa Giulia Aiello a sbloccare il risultato. Mastrofrancesco di prepotenza adesso allontana la sfera. Ruzza si fa recuperare il pallone, c'è il gol del pareggio con Spalliera. Poi arriva anche Mastrofrancesco, sale Aiello, lo scambio con Danella, ancora Aiello, esce Rocchetti, poi all'indietro, lo mette Piana, pronta subito ad organizzare la manovra. Anche Giulia Aiello che recupera un'importante palla verso il centro, dove però non arriva a chiudere. Aiello, calcio di punizione direttamente in porta, non va a chiudere sul secondo palo. Mentre Fontemaggi intanto studia, parte la rincorsa da parte di Alfieri. Scenna, mette giù, prova a caricare il tiro. Alfieri, la palla rimane lì e c'è il gol del vantaggio con Libertazzi. Fallo laterale, ci prova e c'è il gol del pareggio con Chiara Di Lorenzo. E arriva anche il gol del pareggio per Lanzio Lavinio. Spazio molto breve, Negri, Ruzza, mette giù, fa partire, c'è il gol di vantaggio di Immacolata Ruzza e Lanzio Lavinio torna in vantaggio. Mastrofrancesco a sinistra, Aiello se ne va dalla sua, Angelo Custode fa tutto da solo, la palla messa in mezzo e c'è il gol del 5-2. A questo punto del 4-2 Alfieri. Ancora Alfieri, Maglione, poi la scarpata da parte di Spalliera e il gol di Fiore sotto le gambe di Maglione. C'è Aiello, pronta il tiro non trattenuto da Rocchetti, poi ci prova Ruzza, si scivola il pallone a Rocchetti, la lunga e arriva il triplice fischio finale. L'Atletico Anzio Lavinio batte Real Atletico Roma 4-3.